Bentornati sul nostro canale. Il canale per le migliori notizie in aggiornamento costante. Iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate un mi piace. Tragedia a Jesolo. Giovani vite spezzate in un terribile incidente. Tommaso Cattai, 22 anni, e Mattia Pavanetto, 24, entrambi di Musile di Piave, hanno perso la vita in uno scontro frontale avvenuto stamattina. Un terzo uomo, 38enne, è gravemente ferito. L'impatto frontale tra due veicoli è avvenuto intorno alle 5:45 di domenica lungo la via Piave Nuovo, lungo il fiume a Jesolo. I vigili del fuoco hanno immediatamente intervenuto per mettere in sicurezza la scena e soccorrere i coinvolti. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvare la vita dei due giovani a bordo della Toyota Yaris. Il conducente dell'altra auto coinvolta, una Citroën Picasso, è stato estratto e trasferito in elicottero all'ospedale All'Angelo, dove lotta per sopravvivere. I carabinieri della compagnia di San Donà hanno avviato le indagini e deviato il traffico per consentire i rilievi del sinistro. Nel frattempo, il sindaco di Jesolo ha espresso, attraverso Facebook, il cordoglio dell'amministrazione comunale verso i familiari delle vittime. La comunità di Jesolo è vicina a loro in questo momento di profonda tristezza. Un terribile incidente che lascia una ferita nel cuore della città e delle persone coinvolte. Il dolore per la perdita di giovani vite spezzate sarà difficile da lenire. Un enorme dolore che non sarà facile cancellare. Arrivederci al prossimo video.